Ritrovate questa nuova edizione di Anteprima Calcio, ricchissima di servizi, di notizie, come nella tradizione di Anteprima Calcio, perché torneremo ovviamente sulla clamorosa, bellissima promozione, festa promozione di ieri sera che abbiamo offerto durante Liguria Calcio con il nostro inviato Matteo Angeli a Sestri Levante per la promozione dei corsari in Serie C dopo 74 anni di attesa. Parleremo naturalmente del match della Sampdoria che si avvicina sabato, domani, contro la Cremonese dell'ex allenatore del Genoa Ballardini. Parleremo dello Spezia che affronterà una sfida delicata, difficile a Firenze contro la Fiorentina di Italiano e poi naturalmente del Genoa pronto per Pasquetta nel match contro il Como, appunto in riva al lago. Allora partiamo subito con l'intervista al capitano del Sestri Levante Massimiliano Pane, così nella grande soddisfazione, la gioia per il trionfo dei Corsari nel campionato di Serie D promossi in Serie C con largo anticipo. Sentiamo. Sì, una gioia davvero indescrivibile. Abbiamo fatto un campionato davvero strepitoso e per me che poi sono qua da 10 anni è qualcosa di veramente incredibile. Stiamo vivendo un sogno e complimenti davvero a tutti. Grazie infinito ai tifosi che ci hanno seguito ovunque per tutta l'annata e adesso stanno festeggiando qui con noi, è davvero bellissimo. Loro hanno trascinato noi e noi probabilmente abbiamo trascinato loro. È stata una cosa in comune che poi ci ha portato a questo risultato incredibile. Ecco, tu sei qui da tanti anni, quindi hai anche vissuto qualche vicissitudine del Sesti non proprio ottimale. Ho visto tanti bambini, tanti ragazzini, perché il settore giovanile è il fiore all'occhiello del club che punta molto sul settore giovanile, ma tanti anche anziani comunque erano commossi. Sì, parto dai bambini che poi sono il motore di tutto, secondo me è stato stupendo scendere dal pullman e vedere così tanti bambini pronti a salutarci, a sostenerci, è stato veramente fantastico. L'hanno fatto oggi, l'hanno fatto per tutto l'anno. Per quanto riguarda invece la vecchia guardia, sono veramente un qualcosa di unico e vorrei ricordare oggi una persona per me speciale, speciale anche per tutti i tifosi, che è Nicola Caranza. Una persona che per il Sesti Levante ha fatto veramente tantissimo in questi anni. Purtroppo l'anno scorso è venuto a mancare, quindi dedichiamo sicuramente questo successo anche a lui. È davvero tante interviste ieri sera durante la trasmissione di Graziano Cesari con il nostro Matteo Angeli, scatenato alla ricerca dei giocatori, dirigenti, tifosi del Sesti Levante. È stata davvero una festa inebriante, importante, bellissima per il calcio di periferia, che tanto periferia non è, che sta facendo grandi cose. Tra l'altro ci sarà poi in programmazione, ve lo diremo, seguiteci sul primo canale, uno speciale proprio dedicato a Sesti Levante. Adesso veniamo allo Spezia, che scenderà in campo, come detto, a Firenze contro la Fiorentina dell'ex Italiano. Allora ci colleghiamo con la Spezia, con Luca Vaccaro. Ben trovato Luca, ciao. Eccoci Giovanni, buonasera. Allora, intanto vediamo l'impact, perché nell'impact c'è qualche dubbio, c'è qualche punto di domanda, ovvero insomma la scelta per l'attacco, due poltrone per tre, chi gioca? Beh, speravamo che le parole di Semplici potessero chiarire, potessero sciogliere questo dubbio, ma in realtà non è così. Rimarremo nel dubbio appunto fino a domani. Io credo che possa essere turno di Nzola e Maldini con Shomurodov, che quindi potrebbe partire dalla panchina, dato che il mister Agiasi difficilmente rinuncerà per un discorso proprio di equilibrio di squadra, a meno che poi non decida di sorprenderci e di metterli in campo tutte e tre, cosa che, ripeto, vedo molto molto difficile. Senti, Semplici insomma ha detto che lui è tifoso della Fiorentina, però vorrebbe fare in qualche modo un dispetto alla sua ex squadra. Lui ha allenato per alcune stagioni la Primavera. È possibile secondo te una Fiorentina che forse ha speso qualcosa in Coppa Italia con la Cremonese, anche se non moltissimo oggettivamente, però come vedi questa gara? C'è margine secondo te per lo Spezia per cercare di portare a casa un risultato positivo? Beh, gara assolutamente difficile, sulla carta almeno molto molto complicata per lo Spezia, ma come hai detto tu, il margine c'è, anche in vista degli impegni che ha avuto la Fiorentina prima in Coppa Italia. Settimana prossima la squadra di Italiano giocherà in Conference League, quindi impegni importanti in fase in Europa sicuramente. Per questo motivo lo Spezia può provarci, deve crederci. Italiano ha annunciato che ci saranno tanti cambi in formazione
e vedremo appunto che magari non sarà l'occasione per lo Spezia di provare a strappare almeno un punticino, che in un campo come quello di Firenze potrebbe essere veramente oro in una lotta come quella della salvezza, dove si gioca veramente punto su punto. Certo è che dovrà fare i conti con 8 assenze il mister, perché mancheranno appunto 8 giocatori, di cui appunto Agudelo tra i più importanti sicuramente, così come Kovalenko che nell'ultima partita era partito titolare. Due rientri importanti sono quelli però di Nzola, come abbiamo già detto prima, che torna dopo la squalifica, ma torna anche Rezza, che forse sarà disponibile, penso, non per tutta la gara, ma penso per i minuti finali, e potrebbe andare proprio a ricoprire il ruolo che dovrebbe essere, almeno d'inizio partita, di Simone Bastoni, che potrebbe tornare quindi titolare dopo una lunga assenza anche lui causa infortunio, con lo Spezia che finalmente tornerebbe ad avere un terzino sinistro di ruolo dopo un po' di partite dove appunto c'era stata una grande assenza da quella parte sicuramente. Assolutamente, quindi insomma una gara, e poi ci sarà l'altra sfida importante, diciamo che è un trittico per lo Spezia particolarmente intenso, che potrebbe dire molto sul futuro, no? Sì, sono assolutamente d'accordo, è un trittico di partite che si concluderà con la sfida contro la Sampdoria, una sfida che sarà delicatissima. Lo Spezia dovrà cercare di mantenere il più possibile questo distacco dalle squadre inseguitrici per superare questo scoglio, che sono appunto tre partite che vedranno domani appunto la Fiorentina, settimana prossima ci sarà la Lazio, un'altra partita molto delicata al picco, dove anche lì lo Spezia proverà magari appunto come con l'Inter a fare uno sgambetto alla Lazio, dato che questa squadra si esprime meglio quando trova le big, e poi appunto la gara importantissima contro la Sampdoria. Ecco, lì secondo me si deciderà molto del futuro sia dello Spezia ma soprattutto della Sampdoria, che qualora dovesse rimanere a una distanza come quella attuale avrebbe quasi perso totalmente le speranze, a meno di un grandissimo exploit nel finale di campionato, cosa tra l'altro possibile, perché se si pensa alla Salernitana l'anno scorso, finché non c'è la matematica tutto è possibile. Assolutamente sì. Allora Luca, ti ringrazio per questi aggiornamenti, naturalmente seguiteci anche domani, diciamo così, ai telespettatori, anche sul sito primocanale.it con tutte le notizie del match ovviamente tra Fiorentina e Spezia. Grazie Luca, buon lavoro, ciao. Sarà contato in live, grazie Giovanni, buon lavoro anche a te. Grazie, grazie. E veniamo alla Sampdoria allora, perché si è parlato anche della Sampdoria in vista poi della gara del derby ligure con lo Spezia. Vediamo l'impact dei blucerchiati, nonostante tutto, insomma sapete le polemiche arbitrali, un po' bersagliata la Sampdoria in questa stagione davvero, l'immagine di Irrati, l'ultimo arbitro sulla strada dei blucerchiati a Roma, dall'altra parte il presidente Lanna che si sta battendo col CDA per cercare di uscire da una crisi societaria molto profonda, dall'altra Stankovic che oggi non ha parlato alla vigilia del match con la Cremonese dell'ex Genoa Ballardini, ha preferito il silenzio, e insomma anche questa è un po' una notizia che il mister non abbia parlato. Vediamo la probabile formazione rispetto a ieri, forse tanto la vediamo, ci dovrebbe essere una possibilità diversa, perché anche Lammers potrebbe trovare posto in attacco con Gabbiadini, quindi non Cuisance ma potrebbe esserci Lammers. Naturalmente sono notizie che da verificare domani nella scelta, ovviamente rientra Nuitnik, è fuori naturalmente Murillo per squalifica, lo sappiamo, quindi problemi un pochino in difesa, anche Gunther non è stato convocato, non è stato convocato neanche Sabiri, che in settimana aveva sembrato parlare un po' con il tecnico Stankovic, ma alla fine non è stato convocato. Abbiamo anche le immagini dei tifosi della Sampdoria, perché è stata una settimana importante dal fronte caldo, blucerchiato, perché c'è stata veramente una richiesta da parte del Federclub, qui sono aggiunti tanti gruppi della Gradinata Sud anche sui social, di riempire lo stadio, insomma di dare una mano alla squadra e anche alla società sottoscrivendo i mini abbonamenti in vista poi delle ultime partite della stagione, quindi domani ci si aspetta al Ferrazzi un pubblico importante contro la Cremonese, che ha qualche problema, l'ha detto anche il tecnico Ballardini in conferenza, però dice andiamo a Genova convinti di poter fare la nostra partita, dobbiamo dare di più di quello che abbiamo fatto finora, ha detto l'allenatore della Cremonese. Veniamo adesso anche al Genoa, vediamo l'impact dei rossoblù, lo riproponiamo, il lago della bilancia senza apostrofo, proprio il lago di Como, perché questa trasferta a Como può essere davvero un giro di boa importante per inanellare risultati positivi e tenere a distanza Bari e Sudtirol che si scontreranno nel match di Bolzano. Quindi naturalmente un occhio al Como, che è una squadra che all'andata ha messo molto in difficoltà la squadra rossoblù, però la squadra del Genoa è cambiata molto rispetto all'andata, anche come convinzione, come solidità, soprattutto difensiva, e quindi insomma ci si aspetta da un match importante. Saranno un migliaio di tifosi del Genoa Como, quanti hanno dato i biglietti, perché il Como ha preferito riempire lo stadio con i suoi tifosi, non con gli avversari. È una scelta ovviamente
della società lariana. Vediamo anche la grafica della formazione del Genoa. Noi abbiamo messo Bani tra i titolari, potrebbe giocare con la maschera dopo l'intervento al setto nasale, dopo l'incidente avuto con Strelec della Regina, e in attacco Koda Gudmundsson, dovrebbe giocare Frendrup al posto di Sturaro, squalificato. Questa potrebbe essere la formazione. Su Bani, se non dovesse giocare con la maschera, potrebbe giocare invece il Sanker, già l'ha sostituito nell'ultimo match proprio contro la formazione calabrese. Come detto, poi sono arrivate già notizie importanti per quanto riguarda la prossima partita in casa contro il Perugia, perché la prevendita sta andando forte già adesso, oltre 2000 biglietti venduti in vista del match contro gli Umbri, che ricordate all'andata avevano sconfitto i rossoblù, mettendo in profonda crisi ovviamente Blessing, che poi venne esonerato dopo la sconfitta col Cittadella. Allora, siamo in conclusione, ma vi lasciamo adesso con le due interviste nostre esclusive importanti di Stefano Risetto con Nuitnik, difensore della Sampdoria, ex udinese. L'olandese si è confessato con il nostro Risetto, naturalmente ve lo lasciamo godere attraverso i nostri social, ma anche attraverso la televisione. Vedete adesso Nuitnik, e a seguire ci sarà l'intervista con Sabelli, che ha fatto numeri importanti anche sui social, e quindi ci fa molto piacere anche per lui. Ormai si è preso un po' il Genoa, insomma è andato avanti da Genoa e Brescia, altre società, alla fine questo giorno di ritorno sta diventando un giocatore molto molto importante, e lo ha fatto capire anche questa nostra intervista. Vi lascio dunque alle nostre esclusive, grazie per averci seguite, grazie alla regia naturalmente, restate con noi anche sul sito primocanale.it. arrivederci. 32 anni, olandese, prima di te alla Sampdoria dall'Olanda erano arrivati Clarence Seedorf e Ruud Gullit. Che impressione ti fa essere arrivato dopo di loro? Ho sentito solo belle cose da Sampdoria, perché ho anche giocato con giocatori che hanno giocato qua, mi hanno detto sempre belle cose, e secondo me Sampdoria è un grande club, quindi avevo solo belle cose, e voglio solo dire belle cose da Sampdoria. Hai giocato nell'Anderlecht prima di arrivare in Italia. Sai che l'Anderlecht è stato un avversario della Sampdoria, ha perso la finale di Coppa delle Coppe e poi due anni dopo è stata sconfitta nel girone di Coppa dei Campioni. Sentivi parlare della Sampdoria a Bruxelles? No, non tanto, ma conosco Sampdoria, tutti conoscono Sampdoria, ma non ho sentito niente a Bruxelles. Alla Sampdoria ti ha chiamato Stankovic, che proprio a Udine aveva fatto i suoi primi passi da allenatore. Quando ti ha chiamato hai accettato subito? Sì, perché come ho detto prima, Sampdoria secondo me è un grande club. Sono arrivato qua in Italia 6 anni fa, ho giocato tante volte qua allo stadio della Sampdoria. I tifosi sono incredibili. Sì, ho sempre detto che Sampdoria è un bel club, quindi non era difficile scegliere per un club così, quindi sono molto felice di essere qua. Come hai trovato Stankovic, che qui alla Sampdoria ha la sua prima grande esperienza da allenatore in Italia dopo aver fatto bene alla Stella Rossa a Belgrado, di cui era stato un grande giocatore? Mister è un grande mister, lui è sempre onesto, e abbiamo bisogno di queste cose, perché questa situazione non è facile. Quindi mi stia chiaro per tutti, per la squadra, anche noi sappiamo cosa fare. Secondo me in questa situazione è molto importante. E sì, il mio rapporto con mister è bene, perché mi sento bene, mi trovo bene qua, con la squadra, con lo staff tecnico, quindi mi sento molto bene. Sei arrivato in un momento difficile, ma il tuo impatto con l'ambiente e con la squadra è stato buono, tanto che sei già molto apprezzato dai tifosi. Come ti sembra questo legame con la Sampdoria? Questo non so, ma è bellissimo sentire queste cose, ovviamente. Ma sì, io faccio solo che devo fare. Devo fare sempre ogni giorno 100%, anche nelle partite devo fare tutto, devo dare tutto. E secondo me, con mia esperienza, devo aiutare la squadra. Sì, e provo a fare queste cose. Sì, sono felice che i tifosi sono così felici. Hai un presidente che ha giocato anche lui nel tuo stesso ruolo, è stato campione d'Italia, ha fatto la finale di Coppa dei Campioni. Parli spesso con Marco Lanna, parli di questioni di campo o di questioni di altro tipo? Un rapporto normale, perché in questa situazione
Non parliamo tanto perché anche lui ha tante cose sulla testa, anche io, perché io devo concentrare solo sul campo e basta. Ma il mio rapporto è buono con lui, ma con tutti qua, tutti gente qua sono molto gentile e mi hanno aiutato tanto, quindi sono contento, molto contento. Quando hai cominciato a giocare al calcio, avrai avuto un modello, un giocatore a cui ti ispiravi, un giocatore di cui dicevi voglio diventare come e chi era? Non solo uno, avevo un paio di giocatori come Cannavaro, Maldini, Jaap Stam, mi piace tanto, ma anche David Beckham e Zidane perché hanno troppa qualità. Ma no, in Italia Cannavaro e Maldini erano sempre grandi e sì, sono esempio, anche Jaap Stam è un grande esempio per me. Quali sono stati gli avversari più difficili da affrontare, quelli che ti hanno veramente dato fastidio, quelli che veramente hai detto questi sono veramente inarrivabili? Devo dire Cristiano Ronaldo o penso Ibrahimovic, perché loro hanno troppa qualità, sanno sempre cosa fare, è sempre difficile marcare loro, quindi hanno, secondo me sono un po' più alto degli altri giocatori, quindi loro due sono il migliore. Adesso avete un numero di partite importanti, pensi che ci si possa ancora salvare? Lotterete comunque fino a quando avrete speranza? Sì, perché crediamo in queste cose. Sono arrivato qua e ho detto prima, io credo in questo club, in questa squadra. E secondo me abbiamo qualità e possiamo fare ancora di più. E sappiamo, tutti sanno qua che le prossime partite sono molto importanti, ma noi, la squadra, noi crediamo tanto, anche lo staff crede, noi crediamo tutti insieme e facciamo tutto per salvare, sì. Tu sei olandese, in Olanda il ciclismo è una specie di religione, te ne intendi? Che ne pensi per esempio di un campione come Mathieu van der Poel? No, non guardo tanto, mi piace non tanto, così, quindi non so cosa dire di queste cose. Grazie Bram e in bocca al lupo per il finale di campionato. Grazie mille, ciao. Genoa Volas cerca questa promozione, allora siamo insieme ad uno degli artefici di questo momento positivo della squadra rossoblu, Stefano Sabelli, ben trovato, grazie di essere qui con noi. Senti Stefano, allora questa squadra è una squadra ormai pronta alla lotta, questo non si è capito, ma anche al governo? Diciamo che siamo calati bene, dai, comunque quando scendi dalla Serie A comunque ti devi calare in questa mentalità, perché la Serie B comunque ti porta a sporcarti le mani, diciamo, e ci siamo calati bene. Siete stati in grado anche di superare un po' una crisi, siete ripartiti. Qual è stato il segreto di questa ripartenza straordinaria da Gilardino in avanti? Beh, sicuramente se analizziamo il campionato tutte le squadre hanno avuto una fase calante. L'importante in questo campionato soprattutto è avere continuità. Noi ci siamo compattati come gruppo e ne siamo usciti fuori da squadra. Senti, mi fa piacere ricordare un episodio che ti riguarda molto da vicino, il cross di Benevento per Puskas. Da lì secondo me questa squadra si è tolta molte paure. Diciamo che, ripeto, nell'arco di un campionato ci sono tanti momenti che poi alla fine sommati il dettaglio fa la differenza e quello è, speriamo possa essere uno di questi momenti. Senti, tu di promozione te ne intendi, perché con il Brescia, l'Empoli, come si vince un campionato? Vincendo le partite. No, ci sono tante componenti e tanti aspetti. Sicuramente bisogna essere mentalizzati, perché è molto 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 difficile. Sia che ti chiami Genoa, ma come è successo in diverse situazioni anche negli anni passati, Carpi, stesso Frosinone. Bisogna essere mentalizzati. Senti, Genoa però ha questa pressione che altri non hanno, perché tutti la corazzata, tutti la partita della vita, a come vi aspettano, perché comunque un evento è più difficile così. Sicuramente, io ho avuto anche la fortuna di giocare contro squadre blasonate, è normale che dai sempre quel qualcosa in più.
È normale che quando sei dall'altra parte queste pressioni di dover vincere a tutti i costi ci sono, però fanno parte del gioco. Senti Stefano, come si vive ad essere un jolly, destra, sinistra? Hai fatto tanti ruoli, sei un giocatore importantissimo, hai trovato il tuo spazio, hai continuità, e insomma ti si chiede tanto. Sì, no, io sono contento sinceramente perché cerco sempre di aiutare la squadra, il mister, poi avere la fiducia del mister e dei compagni è fondamentale, è importante e questo è anche uno dei segreti che tutti quanti hanno la fiducia sia della squadra che dell'allenatore. Voi avrete molte pressioni, ma avete un qualcosa che tutti vi riconoscono e ci riconoscono qui a Genoa, cioè il pubblico. Chiaramente Lucarelli dopo la partita con la Ternana ha detto qui si gioca in 13, Inzaghi dopo la partita con la Regina ha detto la stessa cosa. Cosa sta dando adesso a voi questo pubblico? No, ti sta dando tanto perché comunque è la verità, cioè, chi viene a giocare qua sa che gioca contro il Genoa e non solo. Sa che quando entra a Marassi comunque cantano per 95 minuti, ti spingono e ti danno quel qualcosa in più che poi tu giocatore metti in campo. Senti, venendo anche un po' a questione di famiglia, anche Vogliacco, tuo cognato, sta facendo una grande stagione. Sì, no, ma io sinceramente non avevo dubbi su, lasciando stare il ragazzo che io lo conosco personalmente, certo. Però sul giocatore perché comunque ha dimostrato anche l'anno scorso, ha fatto un gran campionato. E io l'ho presentato al mio procuratore come un giocatore forte, poi è normale che bisogna dimostrare e secondo me in queste partite lo sta dimostrando, con l'augurio che gli posso fare di continuare così. Lui, Dragusin, te, Bani, a cui auguriamo di rientrare prestissimo, una difesa pazzesca, un bunker il Genoa, è il segreto forse, meno, già il professor Scoglio venne in Serie A con pochi gol subiti, adesso state riprovando. Sì. Sicuramente i nomi che hai fatto, però la verità è che la difesa parte dall'attacco, se l'attacco corre, ti copre, ti dà una mano, il centrocampo idem, perché comunque questa è una squadra che ha qualità tecniche, quindi non subire gol è merito anche dei vari Koda, Ramu, Gudmundsson, quelli ecco, diciamo più talentuosi che comunque fanno anche una corsa indietro. Assolutamente nel centrocampo, anche senza fare nomi, ma da lì in avanti, insomma, avete grande forza e naturalmente situazione. Il Como è una partita da non sottovalutare, perché insomma, vogliono fare bene, all'andata vi misero anche in difficoltà, non dimentichiamolo. Sì, sì, no, ma giocatori importanti, sicuramente giocatori forti, giocatori anche di categoria superiore, con esperienza, e poi in Serie B non ci sono partite scontate, lo dimostra il Cosenza che quando è venuto qui ha preso 4 gol, poi ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5, quindi non ci sono partite scontate. Senti, tu hai avuto un rapporto con Genoa un po' particolare, perché sei venuto, sei tornato via, poi sei rientrato, hai vinto adesso questa sfida anche con un po' con questa situazione, sei protagonista, finalmente ti sei preso il Genoa. No, per me, sono sincero, è una soddisfazione personale da come ero venuto in Serie A, poi sono andato via a gennaio, sono ritornato qua a giugno e non stavo bene perché venivo da un brutto infortunio. E quindi è prima una soddisfazione personale per me, poi sono contento dei risultati della squadra ovviamente. Senti, di assist ne hai già fatti, manca il gol. Ma quello manca da parecchio, però sono sincero, no, non è una cosa che ci sta, altri giocatori che lo fanno. Senti, nel gruppo che si dice, insomma, avete fatto una scommessa particolare, c'è un segreto in più di questa squadra? Ma no, sinceramente non abbiamo fatto grosse scommesse a livello vittorie così. Ci godiamo la giornata, ecco, perché è importante, perché le vittorie sono sofferte e quindi quando vinci è importante gioire per quello. Senti, Girardino parla ancora da giocatore, questo segreto può essere che è un tutt'uno con voi? Beh, il mister è stato un gran giocatore, e è normale che porta tanta esperienza e avendo smesso diciamo poco tempo fa, comunque è vicino tanto ai giocatori, quindi capisce le esigenze che un giocatore può avere e da questo punto di vista è stato molto intelligente. Se ti sei pronto a giocare a padel quest'estate liberamente, magari col Serie A in tasca? No, padel potrei far meglio anche di calcio. Addirittura. Assolutamente. Senti, vuoi salutare i tifosi che vi sorreggono? Naturalmente diamo appuntamento non solo a Como, ma poi la prossima partita in casa difficilissima col Perugia. Assolutamente, noi siamo contenti e speriamo di continuare a darvi soddisfazioni come voi le state dando a noi, quindi vi aspettiamo a Pasquetta, sperando sia un giorno di festa e in casa ovviamente. Bocca al lupo Stefano, grazie. Grazie a voi.